La quinta Corin Festival è stato un grande successo, oltre 500 gli iscritti. In attesa del palio dei borghi di domenica prossima, il presidente Enzo Cusano ci illustra il programma. Quinta edizione della Corin Festa, un grande successo, più di 500 iscritti, il record, ma soprattutto la bellezza di avere tante persone qua su questa piazza. Abbiamo la seconda edizione dell'Insieme in Festa con tanti amici diversamente abili che partecipano, quindi ora tutti stanno già correndo o camminando dentro i giardini della Reggia e poi torneranno a trovarci nel cortile dell'oratorio con il pasta party e uno splendido concerto di una tribute band di Vasco Rossi, gli Standing Ovation. Domani continuiamo con il programma della Festa di Maria Bambina, avremo la Pericamminando, una passeggiata enogastronomica, una novità nei luoghi della parrocchia, poi i Giochi Senza Frontiere e domani sera i soliti stand gastronomici e una bellissima serata di ballo liscio e non solo. Poi ci fermiamo per 3 giorni con gli eventi, ma in chiesa al Triduo Don Enrico Griffa, appena entrato nella nostra parrocchia, ci tiene molto a questo appuntamento. Dalle 18 la messa, poi l'adorazione con l'esposizione Santissima e a seguire proprio il Triduo che preparerà alla processione che chiude la festa. Giovedì il concorso con oro, la quarta edizione. Venerdì abbiamo gli amici della Freedom Dance Academy che faranno balli latinoamericani con delle esibizioni di campioni a livello italiano e poi balli per tutti. Sabato torniamo ancora con i tornei di Pinacola, torniamo con, anzi una grande novità, il mini palio per i bambini, daremo la possibilità ai ragazzini dagli 8 ai 13 anni di cimentarsi sui kart e poi la sera un grande spettacolo di cabaret, una novità anche questa, con dei comici che arrivano da Zelig e da Colorado. La sera c'è anche la cena dell'amicizia, vi ricordo che per partecipare serve la prenotazione. E domenica gran chiusura con il palio, al mattino le prove, al pomeriggio la gara, alle 18 la santa messa sul sagrato della chiesa, poi la processione e poi tutti in oratorio a terminare la festa con gli stand gastronomici e l'orchestra Gli Orchidea. Vi ricordo che noi ci finanziamo grazie al banco di beneficenza, alla lotteria e a quello che offriamo negli stand gastronomici. Venite a trovarci, sarà un modo per divertirci e stare insieme come sempre e quindi una 36esima grande edizione della festa patronale. Siamo in una piazza annunziata, gremita di pubblico, di famiglie che stanno tifando con grande foga per tutti i partecipanti alla Corre in Festa e alla corsa che quest'anno vede tantissimi partecipanti, tantissime anche le persone con disabilità, oltre 500 partecipanti, bravissimo il comitato di Santa Maria Bambina, complimenti a Roberto Pizzonia e anche all'Atletica Veneria e quindi a Gaetano Favarò che hanno costruito ancora una volta una competizione da 8 km, da 4 e una dei bambini più una camminata che davvero allieta una giornata di festa nell'ambito dei festeggiamenti in una giornata davvero quasi da Ferragosto e quindi siamo molto contenti, bravi tutti. Novità di quest'anno è Villa Rossi, il Marchese ha aperto le sue porte per far passare la quinta Corre in Festa. Una novità di percorso di quest'anno, il passaggio nei giardini di Villa Rossi, ringrazio
Luca Spinola, che è un grandissimo amico di sempre. Io prima di arrivare a Venaria devo dire Villarossi è un luogo che frequentavo sin da bambina, gli Spinola sono dei carissimi amici, li ringrazio per tutta la grande disponibilità che ha visto anche la possibilità di un festival a casa loro sul laghetto, e quindi grazie e spero che tutti possano apprezzare questo nuovo percorso. Primo giorno di festa, la festa è iniziata ieri con la benedizione dei volontari. È bello anzitutto ricordare questo, che la festa è la festa di Maria Bambina, è la festa patronale della parrocchia che è qui in centro, e quindi diventa anche un po' la festa per tutta la città di Venaria. Tanti appuntamenti, il cuore vuole essere ovviamente un cuore di fede, un cuore religioso, di preghiera, ma la preghiera, la vita cristiana quando è vera si incarna poi nella vita di tutti i giorni. Allora ecco la festa, la Corri in Festa di oggi, i Giochi senza frontiere di domani, poi la prossima settimana il Palio a chiusura della festa come eventi mondani, diciamo così, e poi la processione che invece chiuderà proprio domenica prossima la festa. Per me è la prima volta, io ho tutto da scoprire e sto scoprendo che davvero la gente che si muove per questa festa è tanta e la cosa è bella. Qui oggi siamo per partecipare alla Corri in Festa, la seconda edizione con l'accessibilità per le persone con handicap, quindi con dei disabili, e è molto bello che abbiano aperto questa fantastica manifestazione anche a noi, perché così proprio vuol dire che non ci sono più barriere, che anche gli eventi sportivi non sono più un'esclusiva di chi, diciamo, ha tutti gli arti a posto, possiamo dire così. Anzi, in realtà tutti noi possiamo partecipare e non vediamo l'ora di cominciare la gara. La cooperativa ha come obiettivo in realtà aiutare le persone in difficoltà, quindi si occupa della disabilità, le persone con disagio psichiatrico, ai migranti, bambini. Sì, quest'anno sì, è la prima edizione per noi. Quanti siete? 51, sì. Una bella esperienza. Cioè, ce ne auguriamo, ve lo diciamo dopo la gara. Se arriviamo fino alla fine. And jump in the ride, hit the gas and skip the line. Scoot, scoot, let's get it right. I know you want it so bad. I am the best that you had. Baby, we just make this last. If she want the honey, she want the diamond ring. You got the